Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi a grandissima richiesta vedremo come registrare lo schermo dei vostri telefoni cellulari senza avere i permessi di root. Questo ragazzi è il metodo che utilizzo io e secondo me permette sia di registrare in una buona qualità sia di registrare senza troppi lag, quindi mi raccomando se volete potete provarlo. Iniziamo subito col dire che per questo metodo ci serviranno sia il nostro cellulare, quindi in questo caso il mio Samsung Galaxy S5, molto molto bello, ne ho già parlato in altri video, sia il nostro computer che è alla mia destra, poi vedrete anche lo schermo, quindi dovremo andare a scaricare un'applicazione sul telefono e poi diciamo per attivarla, in un certo senso per attivare questa applicazione dovremo utilizzare il computer attraverso un programmino. Sostanzialmente ragazzi, a parole sembra difficile, ma fidatevi, poi quando vi mostrerò sarà tutto più semplice. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere che applicazione dobbiamo scaricare sul nostro dispositivo, quindi andiamo sul Play Store e cerchiamo un ricordable così, guardate, aspettate che metto a fuoco, zan 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 zan, si scrive così il primo risultato e vediamo che nelle applicazioni troviamo ben due risultati. La prima ragazzi è la versione di prova, quindi la versione gratuita, mentre la seconda, quella che ho io vedete già installata, è la versione a pagamento, costa circa 1,79 euro se non sbaglio, ma la potete scaricare anche, non so, magari con altri metodi. Quindi semplicemente scaricate questa applicazione, poi chiudiamo Play Store qui, andiamo ad aprirla, vedete qui in alto a destra ricordable e vediamo che però ci dice che non possiamo registrare ancora il nostro schermo del nostro telefono e qui entra in gioco il nostro computer, quindi ci spostiamo sul mio computer. Ok ragazzi, eccoci qui sul mio computer, dobbiamo aprire un qualsiasi browser web, quindi in questo caso Google Chrome e andare su ricordable.mobi/install. Che è appunto il sito che ci indica qua, vedete, qui scritto ci dice di andare su questo sito, adesso mettiamo a fuoco, ok, è questo qui, vedete. Quindi andiamo su questo sito, ci ritroviamo questa pagina, dobbiamo scrivere, dobbiamo pigiare qui su download ricordable activator, ci chiederà di salvare il file, io in questo caso annullo il download perché l'ho già scaricato, poi dovremo fare semplicemente l'installazione di questo programma e poi ci ritroveremo questo qui, vedete, ricordable setup. Una volta scaricato dobbiamo andare a collegare il nostro dispositivo, quindi il mio telefono, al computer attraverso il cavetto USB che troverete in dotazione con il telefono, quindi andiamo a collegarlo. Fatto, e una volta collegato dobbiamo lanciare ricordable setup che adesso vedete lo avviamo, ci dirà examining your system, ready to go, facciamo next, ci dice che ha trovato il nostro dispositivo Android, vedete che sta intanto facendo qualcosa lì dentro, dice setup complete, quindi semplicemente abbiamo completato l'installazione di ricordable sul nostro dispositivo, possiamo uscire, possiamo tranquillamente disconnettere, quindi lo disconnettiamo e usciamo e torniamo qui no, sul nostro telefono. Quindi ragazzi, vedete, ora l'applicazione non è più bloccata come prima, ma possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi, per esempio, qui abbiamo le impostazioni di registrazione. Adesso andiamo un attimo a vederle rapidamente. Abbiamo, per esempio, come far iniziare la registrazione, se registrare l'audio o no. Vedete, qui pigiamo se registrare l'audio o no, perché registra anche il microfono del telefono. Poi qui abbiamo la qualità e cose del genere. Qui per esempio possiamo anche abilitare i gesti, quindi per esempio quando pigiate sul vostro schermo apparirà in questo caso una cosa di color rosa. Quindi queste erano le impostazioni, andiamo un attimo a vedere come facciamo a registrare. In questo caso dobbiamo pigiare su questa cosa qui, quindi andiamo col nostro dito, ci verrà fuori questa schermata, scegliamo un titolo a caso o lasciamo questo qui di default, usciamo. Ci darà un countdown e inizierà in automatico a registrare. Un consiglio: se dovete registrare per esempio Clash of Clans, dovete assolutamente girare prima il telefono perché se registra così è veramente un casino, quindi mi raccomando non iniziate la registrazione così e poi girate lo schermo perché sennò vi registra a metà, è veramente una bruttissima cosa. Per interrompere la registrazione invece andiamo nella barra delle notifiche, andiamo su Start the Recording qui, pigiamo e in automatico aprirà il programma e terminerà appunto il tutto. Vedete qui abbiamo anche il file che abbiamo registrato, lo possiamo eliminare, condividere o anche vedere cosa abbiamo registrato, quindi in questo caso io ho registrato questa semplice cosa. E quindi ragazzi per questo video era tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che vi possa essere stato utile perché me lo chiedete veramente in tantissimi questa cosa, come registri gli Yaki, come registri qua, come registri di là, quindi io finalmente ho fatto un video su come registro.
Da quello che ho capito, ragazzi, questo video è stato completamente inutile perché nel prossimo aggiornamento di Android, quindi Android Lollipop 5.0, sarà possibile registrare lo schermo, diciamo, con un'app che possiamo scaricare dal Play Store senza fare altre cose. Però comunque io vi ho fornito questa alternativa, quindi per ora potete registrare così. Mi sembrava giusto, mi sembrava doveroso perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi, quindi mi sembrava scorretto non fare un video su questo argomento. Mi scuso se l'ho fatto solo ora, ma veramente non sapevo bene come registrare, mi sono arrangiato e finalmente ho trovato il modo. Ultima cosa, ragazzi, se avete qualsiasi problema, io non so se vi posso aiutare perché non sono un informatico, non sono un tecnico di computer e cose del genere, però comunque provate a scrivere qui sotto e magari vi posso aiutare, o comunque vi potete aiutare tra di voi, quindi rispondete ai commenti degli altri, vediamo se avete dei problemi comuni, vediamo cosa fare. E io sinceramente, ragazzi, non ho avuto problemi, ma comunque questo qui è un cellulare abbastanza potente. Se avete dei cellulari un po' più inferiori, quindi per esempio un Samsung Galaxy S3 piuttosto che non so che cosa, potreste avere dei problemi perché comunque è un po' instabile quest'app, comunque non lo so, ragazzi. In ogni caso, ragazzi, non demoralizzatevi perché comunque potete trovare online altri metodi, quindi basta cercare e troverete tutto quello che volete. Quindi, ragazzi, per questo video era tutto. Spero di essere stato esauriente, spero di aver detto tutto quello che dovevo dire e spero che abbiate capito come registrare lo schermo dei vostri dispositivi Android senza i permessi di root. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo che potete tranquillamente lasciare un mi piace, commentate qui sotto nei commenti con scritto ciò che ne pensate, quello che volete e tutto, condividete il video se volete far sapere a tutto il mondo come registrare lo schermo dei vostri cellulari. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.